Sarà disputata sabato prossimo la prima partita dell'Agragas nel campionato 2017-2018 a Matera. Una trasferta impegnativa anche perché la squadra materese è di buon livello e con un'esperienza già acquisita maggiore della nostra. Ci si aspetta tanto da questa prima trasferta, dopo la prima sconfitta avvenuta domenica scorsa in casa per la prima della Coppa Italia disputatasi al Seneto con la Sicula Leonzio persa per 3-1. Diversi sui social anche le lamentele dei tifosi, in quanto già arrivati al secondo appuntamento calcistico non è stata ancora presentata alla città la squadra, cosa che è già avvenuta invece in tante altre piazze della Serie C. Anche la campagna abbonamenti non sembra decollare, anche per un'incertezza su dove si disputeranno le partite di calcio. Si deciderà oggi al termine della riunione della Lega Calcio se l'Agragas avrà la terza proroga per giocare all'Esseneto anche senza l'impianto di illuminazione. In caso contrario si disputeranno le gare a Siracusa. Intanto il mister di Napoli è fiducioso nei suoi 11 ragazzi che incontreranno la coriacea e forte squadra del Matera. Il Matera è un'ottima squadra, una squadra che è composta da giocatori importanti e allenata da un allenatore, un lusso per questa categoria, quindi una partita molto bella, dalle grandi emozioni e ci stiamo preparando per affrontarla in una maniera serena allo stesso tempo, ma con grande umiltà, sapendo che dobbiamo andare a fare una gara perfetta. Ah, ma aspetto sicuramente una squadra da parte del Matera che vorrà chiuderci in area di rigore, vorrà dire la loro. È normale che quando hai dei giocatori importanti in squadra come Coronado, come Giovinco, come Di Lorenzo, Di Loreto, sono giocatori importanti. Poi hanno una difesa alquanto importante di Matera, Stendardo. È una squadra che va affrontata con la massima concentrazione. Dobbiamo essere bravi nel sfruttare quelle poche occasioni che ci capiteranno, dobbiamo cercare di ottimizzarle. La ragazza può fare il colpaccio a Matera? L'Agragas scende in campo sicuramente per giocarsi la partita, cercando di non far giocare il Matera né mettere in difficoltà e cercare di fare le nostre giocate, le nostre ripartenze importanti.